L'obiettivo di questa iniziativa in Mali è una cosa in cui ho pensato, la modalità in cui io ho imparato la fotografia, che cioè, ho avuto la possibilità dai maestri che mi hanno offerto il corso, perché il periodo che io ho iniziato a studiare non avevo i mezzi di pagare un corso, di andare avanti, avendo la possibilità di imparare il modo e il metodo in cui posso raccontare il mio passato, anche il modo che sto vivendo, mi ha dato nello stesso modalità di pensare di condividerlo con i ragazzi, che sia di qua che sia in Africa. Perché è bello spesso di non essere nemici di se stesso, significa quando impariamo qualcosa bisogna un po' condividerlo. Si parte in questa modalità di vedere un po' i ragazzi che hanno veramente bisogno di un aiuto che sia verso la condivisione per la conoscenza della fotografia, anche un po' verso la vita quotidiana. Quella di Kenya sono molto diverso da quella di Mali, perché quella di Kenya i ragazzi vengono tutti dalla strada, perché Mali e Kenya sono sempre in Africa, ma sono un po' diversi. Perché in Kenya abbiamo tanti ragazzini che si trovano nella strada, che prendono colla, invece in Mali ci sono un altro tipo, che sono Mali bisogna un po' intervenire prima che diventano i delinquenti, c'è poco ragazzi della strada, ma ci sono tanti che sono delinquenti perché non hanno studiato, perché non hanno avuto la possibilità di conoscere qualcosa che gli può essere utile. La idea di Bashi è questo, a dare la possibilità a loro di fornire i materiali e insegnarli anche, che significa raccontare se stessi. Perché io, per esempio, se io vado male, posso raccontare qualcosa, ma non ho detto che posso raccontare 100% la vita quotidiana del male, perché io non è che sono nato lì, cresciuto là. Quelli che sono nati là, cresciuti là, se loro conosceranno il metodo, il mesi di raccontare se stessi, credo che è un punto in cui che può essere un racconto reale sul campo quale loro vivono.